I pasticciotti presentano la leggenda di Arlecchino. Ascolta la storia e stampa le vignette che trovi nel link indicato nella descrizione del video qui sotto. Poi colora le sequenze e riordinale seguendo la successione degli avvenimenti che stiamo per narrare. C'era una volta un bambino molto povero di nome Arlecchino. Era così povero che quando a Carnevale la maestra organizzò una festa in maschera, lui non aveva assolutamente niente da indossare, se non l'unico vestito rattoppato che portava tutti i giorni a scuola. Tutti i suoi compagni di classe continuavano a parlare di come si sarebbero mascherati per Carnevale. Chi da pirata, chi da gatto, chi ancora da pulcinella o da principessa. Arlecchino, invece, se ne stava in disparte, triste e sconsolato, consapevole del fatto che la sua mamma non avrebbe mai potuto comprargli un vestito da indossare a Carnevale. Vedendo la disperazione di Arlecchino, il giorno dopo un compagno gli donò un pezzetto di stoffa avanzato dal suo vestito. Poi anche tutti gli altri bambini della classe iniziarono a portare a scuola altri pezzetti di stoffa per regalarli ad Arlecchino. Lui era molto contento di quei regali, ma non sapeva cosa farsene di quei lembi di stoffa, che peraltro erano tutti di colori diversi. Quando il bambino portò a casa tutti i pezzi di stoffa colorati che gli erano stati donati, la sua mamma, che era un'abile sarta, ebbe un'idea. Li cucì tra loro e confezionò un bellissimo abito colorato e allegro. «È fantastico!» disse Arlecchino, non appena vide il costume cucito dalla mamma. «Ogni pezzo di questo abito mi ricorda la generosità dei miei compagni», aggiunse commosso. Arlecchino poté così indossare il suo vestito multicolore e il giorno della festa tutti lo ammirarono compiaciuti e meravigliati. La sua maschera era la più bella e la più originale di tutta la scuola. Così nacque il costume di Arlecchino, che ancora oggi è una delle maschere più famose del nostro carnevale. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.